L'inverno è arrivato. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, l'inverno è arrivato e quindi con lui anche il freddo. Ovviamente può cambiare la temperatura in base a quale zona geografica dell'Italia viviamo, ma comunque in buona parte d'Italia adesso inizia a fare veramente freddo e continuare a volare con i nostri amati droni d'inverno si può, però c'è bisogno di qualche accorgimento in più per non rischiare di andare a danneggiare o perdere il nostro drone. Tanti magari si chiedono se usare i droni d'inverno va bene o meno, perché comunque tanta gente si è magari approcciata al mondo dei droni solo adesso, quindi poi soprattutto con l'arrivo del piccolo Mavic Mini tanti magari l'hanno acquistato come primo drone e quindi magari tanti hanno molti dubbi sul come comportarsi d'inverno. Allora, volare con i droni d'inverno si può, sì si può, ma bisogna avere qualche accorgimento in più rispetto alle altre stagioni dell'anno. Questi accorgimenti sono veramente poco impegnativi, ma veramente molto importanti, quindi vi darò tre consigli utilissimi che vi serviranno per evitare sgradevoli situazioni. Allora, il primo, che è il più importante in assoluto, è la batteria del drone. Allora, le batterie soffrono il freddo ed è questa la cosa principale che bisogna andare a tutelare nei nostri droni. Quindi se noi andiamo per esempio a volare a 0 gradi o a meno 2, meno 3 in montagna, quando andiamo a sciare ci portiamo il nostro drone, c'è meno 5, meno 6, meno 10, le batterie soffrono tantissimo il freddo. Ma soffrire il freddo cosa vuol dire? Che la batteria, uno, dura meno proprio a livello di durata totale. Se noi montiamo una batteria che è fredda perché è stata nello zaino, abbiamo fatto la funivia a salire, è stata un sacco di tempo a temperature fredde, quindi lei è diventata molto fredda, quando l'andremo a mettere nel nostro drone sì, voleremo, ma la batteria durerà veramente molto di meno. E in più cosa succede? Che cosa ancora più grave? Che oltre alla durata le batterie molto fredde hanno dei crolli improvvisi, quindi potremo avere una batteria che un attimo prima è al 60% e un attimo dopo sarà al 20%, quindi veramente potremo trovarci in situazioni veramente pericolose, perché magari il nostro drone è a una determinata distanza e ci troviamo la batteria che è al 20% e quello deve ritornare. Quindi la batteria è una cosa veramente importante, anche perché magari lasciamo, che ne so, il drone in macchina parcheggiata a 0 gradi, quando andiamo a prendere il nostro drone per farlo volare l'abbiamo lasciato parcheggiato in macchina, il drone è in macchina, la batteria sarà freddissima. Stessa situazione, ci troveremo ad avere una batteria fredda con delle problematiche, e la mia soluzione, che poi era quella che avevo già fatto in un video dell'anno scorso, cioè l'inverno scorso, che poi vi lascio qua sopra nelle schede, era un video che per cui io avevo trovato una soluzione che è funzionata benissimo tutto inverno e ti permette con poca spesa di avere veramente delle batterie sempre ottime anche con il freddo. Una borsetta termica che costa pochissimo, di quelle proprio super economiche su Amazon, un power bank e, cosa che è veramente utilissima, una pezzetta di stoffa termica, perché il power bank scalda le resistenze di questa pezza termica e quindi scalda tutta la borsa termica. Noi mettendo dentro, che ne so, tutto il pacchetto di batterie del Mavic Mini, tutto il pacchetto lo mettiamo all'interno della nostra borsetta, colleghiamo la presa USB della pezza riscaldata al power bank e chiudiamo la borsettina. E lui va in temperatura, mantiene la sua temperatura costante, e quando noi andiamo a prendere le nostre batterie ne sfiliamo una, lo richiudiamo e mettiamo la batteria nel Mavic e il problema batterie non c'è assolutamente. E in più in base a come acquistiamo la nostra borsina, tipo questa, ci stanno tutte quelle del Mavic e anche quelle di un altro drone, perché comunque io di solito quando vado a volare ne porto sempre più di uno di drone e quindi più batterie, e in una borsina termica tipo questa ne faccio stare quante me ne servono. E questa è la cosa principale. Poi potete trovare soluzioni alternative, nel senso, questa è quella che avevo avuto io l'inverno scorso ed è funzionata benissimo, e ovviamente adesso inizierò ad applicarla ancora per tutto questo inverno. La seconda cosa molto importante è che comunque il drone è freddo, tutta la meccanica del drone sarà fredda, soprattutto se andiamo a volare in montagna o meno, quindi un'accortezza che bisogna sicuramente tenere: quando inseriamo le batterie e decolliamo, lo lasciamo in overing per circa 40 secondi, un minuto, così che si scalda tutta la meccanica, i motori, tutto entra in temperatura stando in overing a un nostro metro e mezzo d'altezza, e dopo decolliamo e voliamo normalmente come se fossimo d'estate. E questa è la seconda cosa, secondo me,
veramente importante da tenere conto, perché tanti sottovalutano queste cose, ma quando fa veramente freddo anche le meccaniche, le plastiche e tutto ne soffrono, e quindi bisogna dargli un attimo per assestarsi a tutti i suoi componenti. Terza cosa è la meno, se vogliamo, importante dal punto di vista della sicurezza del drone, ma importante per volare bene. E cos'è questa terza cosa? Le mani, perché ovviamente con le mani fredde non riusciamo a pilotare il drone, non riusciamo a, facciamo fatica a mettere dentro le batterie, facciamo fatica a avere la sensibilità sugli stick, perché se abbiamo le mani congelate non riusciamo a gestire bene gli stick, e quindi essendo poi droni per riprese video, ovviamente bisogna avere sensibilità per usare il drone in maniera delicata, e con le mani fredde non si riesce. Se si va in montagna quando c'è la neve o meno, veramente è impossibile, ma anche se non si va in montagna quando ci sono 0 gradi, le mani comunque diventano molto fredde e la sensibilità la andiamo a perdere. Quindi come ovviare a questo problema? Ovviamente con dei guanti, tipo questi. No, perché con dei guanti tipo questi, sì, è vero, le mani ci rimarranno caldissime, ma la sensibilità praticamente è zero, quindi non riusciremo neanche a mettere le batterie nel drone, faremo fatica anche se fossero guanti touch a cliccare in maniera precisa sul display del nostro smartphone, e soprattutto faremo veramente molta fatica a avere una sensibilità sugli stick del nostro controller. Quindi l'alternativa cos'è? Dei guanti tipo questi. Anche di questi ho fatto il video l'anno scorso, ve lo lascio qua sopra nelle schede. Sono dei guanti della The North Face, e la cosa bella è che sono sottilissimi, cioè veramente super sottili, cioè guardate, super sottili. Qua hanno la gomma, quindi tanta presa quando prendiamo in mano il nostro drone, quando inseriamo le batterie, quando attacchiamo lo smartphone al controller. E l'altra cosa ovviamente super interessante, che hanno tutte e due gli indici touch, quindi nel nostro smartphone non si ha nessun problema andare a cliccare nelle impostazioni di quello che è l'applicazione del nostro drone, anche perché essendo sottili si ha sensibilità, e in più essendo touch ci permettono di cliccare dove vogliamo sul nostro schermo, e cosa ovviamente più importante, che tengono caldissimo. Ovviamente non sono super economici, però per volare in sicurezza e volare con sensibilità e volare tranquilli e non avere mai la necessità di toglierli per fare cose, perché ovviamente se abbiamo dei guanti di questo tipo, se vogliamo fare determinate cose, già solo togliere la copertura del gimbal, con questi diventa impossibile, mentre con questi non si ha nessunissimo problema. E stessa cosa fare altre cose, attaccare il cavetto allo smartphone, quindi tutte quelle cose che con quei guanti giganteschi e super bozzi non si può fare, ma con questi ragazzi sono una cosa incredibile. Li ho usati tutto l'inverno scorso e sono una cosa pazzesca, tengono caldissimo sebbene sono super sottili. Quindi ragazzi, questo è solo un video per chi si è approcciato solo adesso al mondo dei droni e non sapeva come affrontare le temperature fredde dovute ovviamente all'inverno, e che magari aveva qualche dubbio se volare o meno d'inverno. Quindi volare d'inverno si può, ovviamente bisogna avere qualche accortezza in più, mentre tanti di voi già lo sapevano e magari hanno trovato anche soluzioni migliori rispetto alla mia per scaldare le batterie o queste cose. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, come vi comportate voi d'inverno, questi accorgimenti che diciamo adotto io mi hanno sempre portato ad avere i droni integri a fine dell'inverno, li ho usati praticamente tutti d'inverno e tutti sono ritornati sani e salvi alla primavera. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho dato questi accorgimenti per volare in sicurezza anche d'inverno con il freddo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial. Ciao!